Buonasera a tutti gli amici che ci ascoltano da Pop Up. Siamo in collegamento straordinario da Copacabana, dove tra pochissimi attimi inizierà la Siamo. veglia e sta per arrivare il Papa. Marco? Sì, ciao Maria Rosaria, il Papa sta proprio scendendo in questo momento dall'elicottero, noi vediamo le immagini, dietro di noi c'è il palco, non so se riuscite a vedere i maxi schermi, Sì, il Papa sta arrivando da proprio in questo lontano. momento, ormai guarda la spiaggia di Copacabana è proprio piena di pellegrini, noi abbiamo un ospite importante, definito da Globo, la rivista che noi abbiamo seguito tutti i giorni, non so se riesce a sentire. Sì, lo Si sento. vedono, incominciano a vedersi le immagini del Papa, proprio in questo momento, sta stringendo la mano alle persone che stanno vicino. E il Globo, dicevo, ha definito il Guru Tech del Papa, no? Un titolo anche simpatico, una prima pagina della rivista e poi un articolo all'interno della rivista Globo. E visto che mancano proprio 30 minuti a questo grande appuntamento della giornata mondiale della gioventù, della fase centrale della giornata mondiale della gioventù, volevo chiedere a padre Antonio Spadaro quanto è importante vivere la giornata mondiale della gioventù in rete, visto che la rete è un ambiente e quindi una possibilità per tante persone che sono rimaste a casa o che stanno lavorando di seguire tra 30 minuti questo importante evento. Gli do le cuffie. Sì. Buonasera, anzi buonanotte a tutti. Qui il clima è molto caldo e c'è un grande entusiasmo. La Giornata Mondiale della Gioventù è una esperienza e tutte le esperienze sono fatte di immagini, suoni, parole, relazioni, contatti. Ecco, il mondo digitale, il mondo dei social network permette di poter vivere tutte queste esperienze condividendole con gli altri. E quindi qui abbiamo 1 milione, anzi dovrei dire forse 2 milioni di persone, sembra che i numeri siano questi oggi. Alle 4 la spiaggia di Copacabana era già completamente piena. E allora abbiamo 2 milioni di persone che stanno condividendo con i loro amici queste immagini, questi suoni, queste idee, questo fatto di essere in un luogo e quindi in relazione con tutti gli altri. In fondo, la giornata mondiale della gioventù, quindi, non è un'esperienza che si fa solo qua, ma grazie alle reti sociali è possibile viverla in qualunque parte del mondo, e in maniera molto diretta, molto, molto vivace. Io stesso su Twitter e su Facebook sto cercando di essere molto, molto attivo e vedo che c'è un grande dialogo, una grande discussione e soprattutto un grande entusiasmo per quello che il Papa sta dicendo e sta facendo.